la quota di Pireus CAF, che a dir la verità non parte molto bene, rimane leggermente arretrato e poi cerca di puntare in avanti in un secondo momento. Ha assunto l'iniziativa Mineirus, ma dalla seconda fila è partito velocissimo pole position, che va a chiedere strada a Mineirus. 14 scarsi il lancio, sta passando pole position su Pireus CAF, che poi interviene a largo. Pireus va ad attaccare pole position ed è leader con spesa. 32 il primo quarto, è rimasto a largo Modigliani FKS, mentre è partito molto bene anche Orsenigo Park, che adesso si trova in seconda pariglia. In terza pariglia invece troviamo Nishan Gal ed in quarta Natalia Griff. 600 in 46 e mezzo, ultima frazione in 16 e 3, adesso cerca di accorciare la corsa Raff Forino in salchi a Pireus, è seguito lungo la corda da pole position Mineirus e Masurin Jet. A largo invece ci sono Modigliani FKS, Orsenigo e Nishan Gal. Altra frazione lenta per Pireus CAF, che completa il chilometro in 1.17.5. Muove a largo Orsenigo, seguito nell'azione da Nishan Gal. Orsenigo con una frazione notevole va ad impegnare Pireus. Cerca la posizione alla corda Minopoli, però non la ottiene visto l'inserimento di pole position, l'ultima curva. Lungo la corda, entra in terza posizione adesso Nishan Gal. 600 alla conclusione con Orsenigo che si è potuto accodare. Così Pireus filato da Orsenigo, poi Nishan Gal e Mineirus, stentano gli altri. Nishan Gal è incisivo, raggiunge in seconda posizione Orsenigo, Pireus sollecitato, Nishan Gal attacca Pireus. Pireus e Nishan Gal alle prese, il Sauro attacca a fondo l'allievo di Forino. Battute conclusive, Pireus e Nishan Gal ancora apparigliati, si allarga Nishan Gal, Pireus lungo la corda e Nishan Gal a largo, Nishan Gal passa su Pireus CAF, mentre la rottura negli ultimi metri di Mineirus che consente a Masurin Jet di raccogliere la terza moneta, 14-5-2, l'arrivo probabile ed ufficioso, si afferma di forza Nishan Gal, che fila Orsenigo Park lungo il percorso, interviene nel quarto conclusivo e va a concludere a media probabile di 1.16.2 sul doppio chilometro, un minuto a chiudere. Nei confronti di Pireus CAF, il vincitore da Zucchero M, difende i colori della Scuderia d'Oro.